L'Eterno Secondo ha smesso di esistere. Carlo Ancelotti, l'allenatore senza vittorie, ha invece mostrato il suo lato migliore. Con una stagione incredibile è riuscito a riportare a Milanello la Coppa di Campioni d'Europa e la prima Coppa Italia della gestione Berlusconi. Un biglietto da visita non indifferente per una squadra che ha ancora voglia di vincere tutto. Nonostante la sconfitta in Coppa Intercontinentale, la stagione 2003-2004 continua sotto il segno rossonero. A New York il 3 agosto si gioca la Supercoppa Italiana. In campo si affronteranno le due formazioni che si erano scontrate in finale di Champions League pochi mesi prima, il Milan di Carlo Ancelotti e la Juventus di Marcello Lippi. Penso che la forma fisica sarà molto bassa, confronto a Manchester. Un certo effetto, perché era una cosa strana giocare in America una Coppa Italiana e c'erano tanti italoamericani che verranno allo stadio. Speriamo di fare una bella figura come ha fatto a Manchester e di dare uno spettacolo degno del nostro calcio. Dopo la brutta figura di Manchester, i bianconeri hanno voglia di vendetta e non hanno nessuna intenzione di farla passare liscia ai milanisti. I primi 90 minuti finiscono con un pareggio per 0-0. Poi è il Milan a passare in vantaggio con Pirlo sul rigore al 15° dei tempi supplementari. Ed eccoci ai supplementari. 15° minuto del primo tempo supplementare. Calcio di rigore per il Milan per fallo di Camoranesi, anzi di Tacchinardi, su Ambrosini. Batte Pirlo e il fantasista rossonero non sbaglia. Milan 1, Juventus 0. Il vantaggio milanista dura tuttavia molto poco. Solo dopo un minuto, infatti, Trezeguet firma il pareggio che riporta le due squadre alla girandola dei rigori. Questa volta però i giocatori bianconeri non sbagliano e l'unico errore rossonero porta la firma di Christian Brocchi al quarto tiro dal dischetto. La rete mancata costa cara alla squadra di Ancelotti. L'incidente di percorso viene comunque subito archiviato. La squadra deve già pensare alla prossima stagione. La formazione è collaudata, il Milan non necessita di grandi cambiamenti. Il Milan è molto competitivo. Questa è una squadra che verrà ritoccata pochissimo, anche perché, senza voler fare il presuntuoso, ma quando vedo giocare il Milan con altre squadre in Europa, in Italia, eccetera, e mi chiedo quale giocatore prenderei da quella squadra, evidentemente se prendi un giocatore devi poi far partire uno dei tuoi, non ne vedo tantissimi. Cioè, mi sembra che Milan sia assolutamente competitivo. La campagna per il tesseramento non porta quindi nessuna novità di rilievo. Il bacino da cui attingere è ancora una volta la Lazio, che sta svendendo i suoi gioielli per far fronte alle difficoltà societarie. Dopo Nesta, in rossonero arriva anche il terzino sinistro Giuseppe Pancaro, mentre in difesa, sempre dalla capitale, arriva il giallorosso Marcos Cafu. Il Milan, campione d'Europa, mette le mani su Evangelista De Moraes Marcos Cafu. Prima di sottoscrivere il contratto, accordo per 2 anni a 1,5 milioni di euro a stagione, c'è da risolvere però la grana di un precontratto siglato con gli Yokohama Marinos, squadra giapponese, anche se il procuratore del giocatore, Antonelli, ha escluso l'esistenza di alcun documento scritto. Cafu è un terzino destro completamente diverso di quello che sono i terzini di 10 anni fa. Cafu spinge ogni volta. Prima dell'avvio del campionato, comunque, il Milan ha la possibilità di mostrare ancora una volta la sua forza. A Monte Carlo i rossoneri, campioni d'Europa, affrontano i portoghesi del Porto per la conquista della Supercoppa Europea. È il 29 agosto e un gol di Shevchenko consegna il trofeo nelle mani di Capitan Maldini. Diventa la squadra più titolata al mondo in questo momento. È venuta attraverso una partita difficile, però credo meritata. Ma
Manca ormai poco al fischio d'inizio del campionato 2003-2004, quando il Milan mette a segno un colpo di calciomercato fondamentale. Dal San Paolo arriva un giovanotto dalla faccia per bene, Riccardo Cacà. Di Cacà bisogna ringraziare molto Leonardo, perché Cacà ha scelto il Milan perché ha avuto l'avventura di giocare per 6 mesi nel 2002 con Leonardo. Leonardo ha fatto questa mediazione tra Milan e San Paolo, quindi lui ha cominciato a parlare al Milan, che aveva un giocatore così, e faceva tutta quella parte lì, e poi il Milan si è interessato, ha fatto la proposta e poi è cominciata tutta la trattativa e il negozio è stato chiuso il 15 agosto, il giorno che sono arrivato in Italia. Kakà è un giocatore molto lineare, utilizza la sua potenzialità nel modo migliore, cerca di essere semplice e molto concreto. È un ragazzo veramente delizioso, appartiene a una, non al Brasile povero, lui non viene da nessuna favela, viene da una borghesia anche abbastanza benestante, un'educazione, un modo di comportarsi, un modo di sacrificarsi, veramente una bella persona. Il 21enne arriva a Milanello senza fare troppo clamore, ma si ambienta in poco tempo in squadra, mostrando una capacità di gioco che gli permette di essere subito paragonato con gli altri grandi del calcio mondiale. Cacà era molto poco conosciuto e forse per quello è stata un po' la sorpresa più grande quando l'ho visto giocare. Cacà fuori classe di oggi e del domani, sì. Straordinario come si è imposto alla giovane età in un campionato difficile come quello italiano. Cacà ha qualcosa in più, un giovane, uno che ha testa, perché è un ragazzo molto intelligente e ha dimostrato in questi anni che sa giocare a calcio, però sa gestirsi anche fuori dal campo. Con queste premesse prende avvio la nuova stagione calcistica 2003-2004 e per il Milan è subito una sequenza di vittorie, ben 10 nelle prime 14 giornate, con 3 pareggi e una sola sconfitta. In campionato però il Milan non è solo e deve vedersela in un testa a testa con la Roma, capitanata da Totti. Il 6 gennaio 2004, alla 15ª giornata, c'è il primo scontro diretto all'Olimpico. Davanti a un pubblico ostile, uno straripante Shevchenko segna una doppietta. A nulla serve il gol in pieno recupero di primo tempo di Cassano. Per i rossoneri è un segnale positivo. Da questa partita prenderanno il volo verso la conquista dello scudetto. Non va invece bene in Champions League. Dopo un ottimo cammino durante la prima e seconda fase di Coppa, infatti, il Milan accede ai quarti dove affronta il Deportivo La Corugna. Il match di andata è di scena a San Siro il 24 marzo 2004. Il Milan gioca la partita dell'anno imponendosi per 4-1. La conquista del passaggio in semifinale sembra una formalità. Tutti danno ormai la squadra come vincente. Milan quasi qualificato per la semifinale della Champions League. A San Siro il Deportivo La Corugna con Pandiani apre le marcature e poi raffica di reti milaniste. Kakà al 45esimo, Shevchenko al primo della ripresa, Kakà ancora al quarto e Pirlo al nono per il 4-1 finale. Due settimane dopo, il 6 aprile, tuttavia, avviene l'incredibile.
In Spagna, il Milan incappa in una delle peggiori serate della sua storia. Incapace di stare in campo e far fronte agli avversari, la squadra di Ancelotti viene travolta per 4-0. Il cammino in Champions League finisce qui. Il Milan è fuori dalla Champions League. I rossoneri sono stati sconfitti per 4-0 dal Deportivo La Coruña, delapidando così il 4-1 di San Siro. Why should I believe all the things you make me do? You're feeling out my seas. Tutti pensano che la sconfitta di Coppa possa avere ripercussioni anche in campionato, dove il Milan lotta per la conquista del titolo di campione d'Italia. Ma a sorpresa i rossoneri rialzano la testa e si tuffano appieno nella competizione. Nel girone di ritorno il Milan travolge chiunque si ponga davanti al suo cammino. Una ad una capitolano tutte le squadre, come il 21 febbraio 2004, che per i milanisti rimarrà una data storica. A San Siro si gioca infatti il derby della Madonnina. Nel primo tempo l'Inter mostra i denti e va in vantaggio ben due volte con Stankovic e Zanetti. I rossoneri rientrano negli spogliatoi come pecore, ma ne escono come leoni e in due minuti pareggiano i conti. Al 56esimo e al 57esimo segnano prima Thomasson e poi Kakà. A porre la parola fine ci pensa poi all'85esimo Seedorf, che fissa il risultato finale sul 3-2. Questo derby a febbraio, una partita speciale, perdevamo 2-0, nel secondo tempo siamo riusciti a vincere la partita con un gol di Clarence all'ultimo minuto, poi io ho fatto il gol di pareggio, il primo gol è stato di John Dal Thomas, è stata una partita emozionante. Nel cammino dello scudetto il Milan a questo punto si trova come ostacolo solo la Roma, che nel frattempo ha incontrato altre due volte nei quarti di Coppa Italia, vincendo entrambi gli incontri. Il 2 maggio 2004, a due giornate dal termine, c'è lo scontro diretto. Una vittoria romanista porterebbe i giallorossi a meno 3 punti, lasciandoli ancora in gioco per la conquista dello scudetto. San Siro è pieno all'inverosimile. Lo stadio è stracolmo, la tensione altissima e a avvertirla di più sono gli uomini in capello, quelli che avrebbero dovuto affrontare la partita con più tranquillità. E subito si è avvertita la differenza in campo. Le speranze capitoline si spengono infatti molto presto. Un gol di Shevchenko al secondo minuto lascia in campo una Roma frastornata. Nella ripresa una punizione di Totti viene deviata da un braccio di Shevchenko. L'arbitro non assegna il rigore e in campo succede di tutto. C'è una punizione, Totti la calcia ed in barriera si alza il solito gomito di Shevchenko. Episodio identico a quello di Siena, dove Collina però concesse il rigore. Veemente la reazione di Totti, ma l'arbitro Messina dice no al tiro dal dischetto. Dalla curva dei tifosi giallorossi comincia il lancio di oggetti e fumogeni. Gattuso cade a terra colpito alla testa. Tensione davvero alta, tanto che Capello invita tutti alla calma. Alla fine comunque il Milan, con 9 punti di vantaggio, vince il suo 17esimo scudetto. Che sapore ha questo scudetto, Billy? Meraviglioso, proprio perché arriva un'età in cui probabilmente si pensa ad altro. È stato fantastico, perché dall'inizio alla fine è giocato in una certa maniera, è quello che ci rende orgogliosi. Pensavi tutto questo? Hai 38 anni così. No, infatti credo che probabilmente la società e Carlo mi hanno dato la possibilità di fare i 2 anni forse più belli della mia carriera. Ho la fortuna di giocare in una grande squadra, in una grande società, perché solamente una grande società rimane al vertice per 20 anni, con pochi momenti difficili e tanti momenti di gioia. Non avevo mai vinto un campionato nazionale, nel Brasile non ho mai vinto. Nel mio primo anno in Italia ho subito vinto uno scudetto, che per me è stato una cosa fantastica.
Per la squadra di Carlo Ancelotti è un nuovo record. Alla fine delle 34 giornate il Milan chiuderà infatti la classifica con 82 punti, il punteggio più importante dall'istituzione dei tre punti in classifica.